Lodato Gesù Cristo. Vedendo la folla e vedendo la donna vedova che camminava dietro il figlio morto, Gesù, il Signore, fu preso da grande compassione. Così ci narra l'Evangelista Luca nella pericope evangelica che abbiamo appena ascoltato. Gesù ha compassione di questa donna vedova. Ha compassione perché è sola, piange la morte del figlio. Carissimi fratelli e sorelle, l'Evangelista Luca oggi ci narra e ci racconta il volto umano e attento alle sofferenze dell'uomo, il volto di Gesù, un Gesù che è attento alle necessità dell'uomo, Gesù che è venuto a condividere tutto della nostra vita. Ha condiviso la via della piccolezza, accettando di nascere piccolo, lui che è l'Eterno, della stessa natura di Dio. Ha scelto di vivere in una casa normale, ci dice il Vangelo, nel silenzio della casa di Nazaret, accettando di essere anche chiamato il figlio di Giuseppe, di un uomo, lui che è il figlio di Dio. È venuto così da persona normale da confondersi con noi, miseri peccatori. E quando finalmente ha manifestato la sua gloria, ci dice il Vangelo che molti si scandalizzavano, rimasero scandalizzati dalle parole di Gesù quando manifestò il suo essere figlio di Dio. In questo brano che abbiamo appena ascoltato, ci dice l'Evangelista Luca che Gesù con i suoi discepoli cammina verso un paese. Gesù è in movimento, Gesù cammina verso un luogo, ma Gesù, ci dice l'Evangelista Luca, che cammina verso la storia di ogni uomo, cammina verso la sofferenza degli uomini, cammina perché deve raggiungere una meta sicura, che è Gerusalemme, perché a Gerusalemme Gesù deve rivelarsi e deve rivelare tutta la sua compassione per l'umanità. È vero, fratelli e sorelle, sulla croce Gesù manifesta la più grande opera di compassione e di consolazione per l'umanità. Gesù crocifisso ci ricorda che a cura dell'uomo, a compassione di noi uomini, da offrirsi sulla croce, da offrire se stesso, da offrire il suo corpo in sacrificio a Dio gradito. Intanto, camminando, ci dice il Vangelo, Gesù incontra questa madre vedova. E Gesù compie un gesto che non si doveva fare nella tradizione ebraica: toccare un morto. Sapete, per gli ebrei toccare il morto significava diventare impuri. Ma Gesù sfida la legge, perché dinanzi a lui c'è l'umano, c'è un uomo, c'è una persona che deve essere consolata. L'umano è al di sopra di ogni legge. Ecco perché Gesù ferma questa processione funebre e tocca con la sua mano, tocca il morto, e questo morto riceve la vita. Questo miracolo che compie Gesù sarà anche il segno che farà ritrovare la pace nel cuore a un grande personaggio evangelico, che è Giovanni il precursore, il Battista. Dopo questo brano del Vangelo della vedova di Nain, troviamo un racconto dove il Battista, il precursore, anche lui sconcertato da tanta umanità di Gesù,
anche lui vive un grande dubbio. Ma Gesù è veramente figlio di Dio? È così umano che il Battista, il precursore, non sa cosa pensare. E manda i suoi discepoli a chiedere: ma tu sei veramente colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? E Gesù, rispondendo ai discepoli del Battista, dice: dite a Giovanni, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i morti risuscitano. Con questa espressione Giovanni il Battista finalmente ritrova la pace. Capisce che quel Gesù di Nazaret, quell'uomo che è venuto a sconvolgere la vita dell'umanità, è figlio di Dio. Fratelli e sorelle, è bello ricordarci insieme che Gesù è ricco di amore e di clemenza, ha compassione dell'uomo. Noi tante volte abbiamo un'idea sbagliata del Signore Gesù, ma Gesù è innanzitutto colui che ha compassione, è misericordioso, è grande nell'amore, e per noi tutto questo è consolante. È consolante sapere che Gesù ancora oggi, come allora, viene a toccare la nostra morte, cioè la nostra vita priva di grazia. Perché quando noi viviamo nel peccato, siamo in una condizione di assenza di grazia. Lui vuole toccarci, lui vuole passare in mezzo a noi, ci vuole rialzare dalla nostra morte. Ma noi siamo capaci di dire: Signore, aiutami, rialzami da questa mia condizione, aiutami a vivere la vita nuova, la vita da risorto. Nella sua immensa misericordia, Dio ha scelto tanti uomini e tante donne che esercitassero per lui questa compassione, diventassero strumenti privilegiati nelle sue mani. Queste persone che hanno realizzato la loro vita, noi li chiamiamo santi e sante. Ecco, i santi sono le persone realizzate. Sono realizzate perché hanno compiuto in tutto questo processo di assimilazione a Gesù. Sono coloro i santi che hanno creduto che Gesù è il Signore, hanno creduto che Gesù può fare tutto, hanno creduto che Gesù può dare vita anche ai morti. Ecco perché sono le persone felici, i santi. La santità che ci attira in questo luogo, carissimi fratelli e sorelle, ci aiuta a comprendere il senso della vita di ogni uomo. Ci fa comprendere che un uomo, San Pio da Pietrelcina, diventa per tutti noi un segno di compassione. E attraverso di lui Dio ci ha parlato di compassione. Ancora oggi sceglie uomini e donne che diventano veicoli di questa compassione. Padre Pio è l'uomo che ha manifestato la compassione di Dio verso l'umanità, e come Gesù anche Padre Pio si è saputo fermare e toccare l'umanità ferita dal peccato e l'ha invitata ad alzarsi. Quante volte la sua mano si è elevata a dare la soluzione dei peccati ed è stata strumento di risurrezione, di vita nuova per tanti che vivevano nella morte dello spirito, vittime del peccato, dei vizi, dei disordini. San Pio, immagine perfetta di Cristo, è anche l'immagine perfetta della compassione di Dio. Per questo, come Gesù, la fama di San Pio
si è diffusa in tutto il mondo. Solo chi riflette Gesù Cristo, fratelli e sorelle, solo chi vive unito a Gesù, il ricordo di Lui è benedizione. E noi siamo qui a testimoniare che la vita di San Pio è una vita di benedizione per noi. Gesù cammina, non si ferma. San Pio non si ferma. Tutta la vita di questo uomo è stato un cammino verso l'umanità ferita dal peccato. Ci stiamo preparando a celebrare il beato transito di San Pio. Ricordiamo un momento, quello della morte, che per il santo di Pietrelcina è stato il coronamento di una vita tutta incentrata sull'incontro con il Cristo, tanto amato e desiderato. Anzi, tutto ciò che San Pio faceva era in vista di quel momento dell'incontro con il Signore. Figlio degnissimo di San Francesco d'Assisi, attese sorella morte come mezzo che gli apriva la vita senza fine. Quel suo scandire durante gli ultimi momenti della vita, il nome di Gesù e il nome di Maria, esprime il desiderio di questo uomo nell'incontrare Gesù e nell'incontrare la Madonna. San Pio, con la sua vita tutta vissuta in Cristo e per Cristo, è la realizzazione vivente della regola dei frati minori. Noi frati stiamo celebrando gli 800 anni della regola che San Francesco ci ha dato. E San Pio è riuscito nella sua vita a testimoniare Gesù Cristo, la regola e la vita dei frati minori e osservare il Santo Vangelo. E San Pio ha dedicato tutta la sua vita a conformarsi al Vangelo di Gesù Cristo. E il Vangelo di Gesù è un Vangelo che è vita. Fratelli e sorelle, allora l'augurio per noi, l'augurio che possiamo vivere da cristiani e da risorti. Ma è necessario, se vogliamo vivere da risorti, permettere a Gesù di toccarci, come ha toccato quel giovane morto nel Vangelo. Così anche noi dobbiamo permettere a Gesù di passare in mezzo a noi e di toccarci. Stasera glielo diremo, glielo vogliamo dire con il cuore, con la mente. Signore Gesù, passa in mezzo a noi, toccaci. Tocca la nostra vita tante volte morta perché è legata alle fragilità, alle ferite, al peccato. Passa in mezzo a noi e toccaci. Toccaci con la tua grazia, Signore Gesù. Toccaci con la vita esemplare di San Pio. Toccaci perché il santo di Pietrelcina sia veramente per noi un'immagine perfetta di Gesù Cristo. Sia per noi un esempio a cui guardare, un faro nelle tenebre del nostro cammino. La Beata Vergine Maria, nostra Madre, la Madre di tutte le grazie, interceda per noi, preghi per noi e ci aiuti a vivere in pienezza il Vangelo che è Gesù Cristo. Amen.